La figura di Nino Visconti è una figura complessa, poliedrica. Siamo al cospetto di un personaggio sconfitto dalla storia, ma eternato dalla poesia. La sua vita reale fu molto breve, 31 anni, ma 31 anni contrassegnati da eventi di straordinario rilievo e da relazioni di altissimo livello. Siamo in presenza di una doppia personalità. Da un lato, le notizie che ci vengono consegnate dalla storia, uomo d'azione, combattente, animato da forti passioni, tessitore di fili tra la Sardegna e la Toscana. Dall'altro lato, l'immagine filtrata attraverso la luce della creazione poetica della poesia di Dante. Qualche dato storico: nasce nel 1265, si pensa, cioè è contemporaneo, esattamente contemporaneo di Dante. Questo spiega anche in qualche misura la loro amicizia. È figlio di Giovanni Visconti, giudice di Gallura, ma attenzione, anche signore della terza parte del giudicato calaritano, perché quel giudicato fu il primo a crollare dei quattro giudicati sardi, crollò nel 1258 e il suo territorio divenne signoria oltremarina delle grandi famiglie pisane. A Giovanni Visconti, padre di Nino, fu attribuito un terzo, precisamente il versante tirrenico della Sardegna meridionale, quindi sotto Galtellì, sotto Orosei, Logliastra, Quirra, Sarrabus, Gergei, Colostrai, tutta la costa tirrenica fino all'estremo sud dell'isola. Giovanni Visconti muore dopo pochi anni, Nino diventa teorico erede del giudicato all'età di 10 anni o poco più. Il suo giudicato è amministrato dal nonno, il conte Ugolino, il mitico conte Ugolino della Gherardesca, padre della madre di Nino, nonno materno dunque di Nino. Passano gli anni, Nino all'età di 19 anni vive una vicenda drammatica che è il dramma del crollo della grande Repubblica Pisana, Repubblica Marinara Pisana, sconfitta nella battaglia della Meloria. Questa battaglia getta, questa sconfitta getta nello sconforto la importante città toscana e viene chiamato a governarla Ugolino della Gherardesca, cioè il nonno di Nino, già anziano, il quale chiama il nipote al suo fianco e avvita così un governo diarchico, un duumvirato peraltro che non funziona, faticoso, litigioso, rissoso, al punto che nel giro di poco tempo esplode la protesta popolare, una protesta violentissima. Il conte Ugolino, i figli e i nipoti, assieme ai figli e nipoti, viene imprigionato nella Muda dei Gualandi, nella famosa Torre della Fame, nella quale fu lasciato morire insieme ai suoi congiunti. Nino riesce a fuggire da Roma, da Pisa, viene costretto all'esilio, si rifugia nelle città guelfe, in particolare a Lucca e a Firenze, città nelle quali ha sempre trovato grandi appoggi. Per anni vive da esiliato, ma anche da capo delle milizie guelfe che combattono contro le città ghibelline e quindi in particolare contro Pisa, contro Arezzo, contro Empoli. Dopo 4 anni, deluso dall'andamento alterno di questa eterna guerra tra guelfi e ghibellini, abbandona la Toscana e torna in Sardegna con un folto manipolo di fedelissimi, soprattutto toscani. Per controllare il suo giudicato, per allontanare le minacce di sfaldamento, per ricomporne le frange sfilacciate. Le notizie del suo soggiorno in Sardegna sono monche, discordanti, incerte, qualche dato in termini molto stringati. Intanto una notizia che ci viene dal canto 22° dell'Inferno di Dante, dove si parla di un barattiere, frate Gomita, quel di Gallura, vasello di Froda.
in realtà non si sa chi sia stato questo Frate Comita, se fosse veramente un religioso, se fosse un vicario di Nino, un luogotenente di Nino, un fattore, un ministro di Nino. Certo è che ebbe, secondo quello che ci dice Dante, i nemici di suo donno, cioè del suo signore, in mano e li lasciò fuggire per denaro, quindi tradì il suo signore. Questa è una prima notizia. Un'altra ci viene dai dati storici: due figli del conte Ugolino, quindi zii di Nino, scampati alla strage della famiglia della Gradesca, si rifugiano a Villa Ecclesie, l'attuale Iglesias, perché il Sigerro, quel territorio, era stato assegnato al conte Ugolino in sede di spartizione del crollato giudicato calaritano presso varie famiglie pisane. Quindi Lotto e Guelfo della Gherardesca vivono a Villa Ecclesie, hanno come loro basi il castello di Acqua Fredda a Siliqua, la fortezza di Gioiosa Guardia a Villa Massargia. Non si hanno però notizie di collegamenti con Nino, o meglio, se collegamenti vi furono, furono collegamenti in negativo, furono rapporti ostili, in ragione del fatto che Nino si sentiva profondamente guelfo, mentre la famiglia della Gherardesca era sempre stata intimamente ghibellina. Tracce della presenza in Sardegna di Nino abbiamo anche sul piano costruttivo, edilizio, nel centro storico di Tempio, Tempio Pausania, cittadina posta nel cuore dell'attuale Gallura. Secondo la narrazione popolare, un fabbricato medievale è ciò che resta dell'antica abitazione, dell'antica costruzione di Nino Visconti. Qualche riscontro storico c'è, non è un caso che questo fabbricato medievale sia stato incluso nel progetto Corpora delle Antichità di Sardegna, promosso dalla Regione Sarda in collaborazione con le Università di Cagliari e di Sassari. Una ventina d'anni fa la sovrintendenza fece degli scavi, trovò dei reperti, raccolse dei reperti ricollegabili all'ambiente toscano dell'epoca. Forse il dato storico più significativo della presenza di Nino in Sardegna è dato da un manoscritto in lingua spagnola rivenuto poco più di 50 anni fa, nel 1956 per l'esattezza, presso la Biblioteca Comunale di Cagliari, un manoscritto in lingua spagnola dal quale attinse lo storico cinquecentesco Giovan Francesco Fara. In questo manoscritto si legge di Nino che subisce gli attacchi da parte del giudicato di Arborea, che era sotto il controllo pisano. Nino reagisce, porta la guerra nel cuore del giudicato di Arborea, si accampa alle foci del Tirso, ma qui contrae una malattia, ragionevolmente la malaria, siamo in piena estate. Racconta questo manoscritto che Nino a quel punto abbandonò la spedizione e tornò indietro con le sue truppe, ritornò in Gallura e, dice quel manoscritto, a capo de pocos días el dicho señor murió. E in effetti questa notizia della sua morte, di poco successiva alla contrazione del morbo, trova riscontro nel fatto che alcuni anni fa è stato rinvenuto presso l'archivio della Corona di Aragona il testamento di Nino, redatto ad Altellì, la baronia allora faceva parte del giudicato di Gallura, redatto ad Altellì alla fine di luglio del 1296, cioè un mese prima, poco più di un mese prima della morte di Nino, avvenuta ai primi di settembre dell'anno 1296, il che consente di concludere che Nino è certamente deceduto in Sardegna, anche se il cuore è stato trasportato a Lucca, città guelfa a cui lui era molto affezionato, e fu tumulato nella chiesa di San Francesco, personaggio cui Nino era sentimentalmente legato.
A questo punto dobbiamo chiederci, ma quali sono i legami tra Nino e Dante? Si è varie volte ipotizzato che la conoscenza sia sorta durante la guerra guelfa di cui ho fatto cenno prima, visto che sia Nino che Dante parteciparono alla battaglia tra Guelfi e Ghibellini a Campaldino e poi parteciparono qualche mese dopo all'assedio di Caprona, sempre in Toscana. In realtà il tono che rinveniamo nel canto ottavo del Purgatorio lascia capire che non si trattava di una conoscenza meramente occasionale, che vi era invece una amicale consonanza di affetti, il che si spiega col fatto che Nino ha vissuto anni a Firenze, tra Firenze e Lucca, ha frequentato personaggi che Dante conosceva bene, in primo luogo Brunetto Latini, maestro e amico di Dante, ma anche Lapo Saltarelli, perché sia Brunetto Latini che Lapo Saltarelli facevano parte delle consulte fiorentine. In particolare Lapo era membro del Consiglio dei Sapienti, che era il consiglio chiamato a valutare le richieste di Nino per conseguire una adeguata forza bellica nella guerra guelfa contro i Ghibellini. Il segno di questa amicizia intensa tra Nino Visconti e il poeta emerge fortemente dal canto ottavo del Purgatorio. Già l'apertura del dialogo: giudice Nin Gentil, quanto mi piacque quando ti vidi non essere tra i rei, come mi rallegrai quando vidi che non eri all'inferno, quando vidi che eri al Purgatorio e quindi votato alla salvezza dell'anima. C'è tutto il calore dell'incontro, c'è l'affettuosità della scena, c'è il compiacimento perché Nino è avviato al premio eterno. E possiamo registrare anche una vena autobiografica. Non dimentichiamo che anche Dante visse l'esperienza dell'esilio. E in altro canto, nel canto 17° del Paradiso, Dante precisa quanto sa di sale lo pane altrui, anzi è una profezia che gli viene rivelata, quanto sa di sale lo pane altrui e quanto è duro calle lo scendere e salire per l'altrui scale. Quindi c'è la partecipazione, la solidarietà nei confronti dell'amico esule. Questa celebrazione della amicizia in una cornice delicata, lieve, sobria, si estende alla celebrazione degli affetti domestici, perché Nino chiede a Dante: di a Giovanna mia che per me preghi. Giovanna è la sua figlioletta. Giovanna mia, in quel tenero possessivo c'è tutta l'amorevole trepidazione paterna, in contrapposizione alla sua madre, la madre di Giovanna, cioè la moglie di Nino, Beatrice, figlia del signore di Ferrara, una estense, la quale, rimasta vedova, contrasse matrimonio con un altro Visconti, ma di tutt'altra casata, dei Visconti di Milano. E qui, anzi, Dante pone in bocca a Nino un severo giudizio, che è un severo giudizio contro tutte le donne, perché dice: si vede dal contegno di Beatrice quanto poco il fuoco d'amore dura in una donna se l'occhio o il tatto spesso non l'accende. È un giudizio severo, ruvido, agro, quasi volgare. Non a caso Dante non usa la parola donna, ma usa il vocabolo femmina, cioè un sinonimo di sensualità, di fatuità, di volubilità. La donna era vista nel Medioevo come portatrice di peccato, come spiritualmente limitata, come calcolatrice. E poi l'ultimo passaggio, l'orgoglio dinastico. Dice Nino, o meglio Dante fa dire a Nino, che ben altro onore avrebbe ricevuto Beatrice se fosse rimasta fedele al simbolo dei Visconti di Pisa, e quindi al Gallo di Gallura, piuttosto che porsi all'ombra dell'emblema ghibellino dei Visconti di Milano, emblema che era rappresentato dal serpente. E infatti
Dante fa dire a Nino: non le farà sì bella sepoltura la vipera che i milanesi accampa, la vipera, il serpente, simbolo dei milanesi, come avria fatto il gallo di Gandura. Qui c'è la contrapposizione tra il biscione ghibellino e il blasone guelfo. C'è una contrapposizione che simboleggia l'orgoglio dinastico, anche se null'altro Nino dice, null'altro Dante fa dire a Nino sulle passioni politiche, sulle battaglie, sulle rivalità feroci. Quello che troviamo nel canto ottavo del Purgatorio, cioè, non è tanto il combattente, il condottiere, l'uomo politico, il condottiero, l'uomo politico, ma è piuttosto il padre, il marito deluso in particolare per le nuove nozze della propria sposa.